Ciao a tutti Cucci, ben ritrovati la vostra Android 91 su Ever Oasis. Ebbene, continua il viaggio all'interno della foresta perduta. La scorsa volta ho ottenuto la chiave blu. Dunque, io vorrei andare ora. Stavo pensando, vado di qua e vedo quello che c'è da fare, ma oh, non si può perché la strada è bloccata, quindi dovrei andare di qua, che c'è l'entrata qui. A quanto pare no, perché l'entrata sta sopra. Quindi cosa bisogna fare? L'unica cosa da fare è tornare qui dove sono già stato e risolvere il pattern del saltare sopra i cactus, quelli che si gonfiano. Ok? Ma si ricreano questi? Allora, sto a livello 13, ma non ci tengo a combatterli. No. Bene, allora qui c'è da risolvere proprio il fatto di trovare la porta con la chiave blu. Ecco, io ho la chiave blu. La porta è quella lì. Ah, potrei gonfiare questo cactus con Isa. Ok. E dovrei essere capace di arrivare fino là. Yepla! Ebbene, vediamo cosa c'è qui dentro. Oh, l'arco! Balestra d'oro? Oh no, mi sa che la balestra d'oro è quella standard che c'ha già Isa. Ho visto che posso anche craftare... Ah, mi sono craftato un'altra spada. Eccola qua, spada fossile che dà anche più oggetti da mostri che danno pellicce e robe varie. E quindi, insomma, la preferisco molto alla spada che avevo prima. Anche se devo ammettere che la spada che avevo prima, insomma... Era abbastanza ottima. Aveva anche più attacco, ma insomma, io sono fatto così. Quello che mi sembra più giusto prendo. Anche perché aveva due stelline d'argento. Il che vuol dire che quando un'arma, chiamiamola così, ha due stelline d'argento, allora vuol dire che è ottima. Più stelline ha e più il rango è alto, bronzo, argento, oro, allora davvero lì inizia a essere buona la cosa. Qualche mostro del caos arriverà? No, perché io devo stare zitto. Io devo stare assolutamente zitto. Oh. Inoltre Salam l'ho provato un pochettino mentre stavo cercando di livellare. È forte, è molto forte e il suo pattern di attacchi è eccezionale. Ha delle combo, niente male, scansati. Ah, io l'abbiamo... no, dai. Aspetta, fammi andare qua sopra, fammi scappare un attimino. Devo vedere una cosa, devo vedere. Non mi seguite. Fammi vedere. Dai che questo è l'ultimo, mandiamolo a quel paese. E dai, vai via, vai. Oh, ma è incredibile, c'ho una difesa pessima a sto personaggio io, Ho una difesa pessima con questo personaggio. Cioè, tu ci sei il personaggio principale, un pochino di difesa. No, io l'ho anche potenziata. Con amuleti e cose, niente, fa ancora schifo. Che ci posso fa? Ho due porte. Ah, qui mi sa che non ci posso andare. Ah, non ci posso andare invece, bene. È una stanza autoconclusiva, tra virgolette, diciamo. Cosa? Ma perché? Mi chiedo perché siano arrivati qui ora, in questo momento, questi. Perché sono arrivati? Dato che io non posso neanche andarci di qua. Cioè, sono bloccato qui, non so se avete notato. Eh sì. Torniamo indietro allora. Andiamo di là. Vabbè, andiamo di qua. Vediamo un po' cosa ci riserva. Eh sì, ragazzi. Ci sarà sempre da combattere. Ma quella da dove parte che non... Oh mio Dio! Ma sei matto? Mi fai prendere i colpi.
Questa che abilità era? Ah, il parafiore. Ah no, c'è Evia. Sì, Evia Isa. Ah, da qui non ce lo vedo. Ah, può andare di qua lei, ok. Un bracciale? Tutto quanto sto casino era un bracciale? No, no, devo andare a prendere per forza quello che usa le foglie. Accidenti, però. Dunque, mi sono dovuto armare per forza di una balestra, perché se no non si poteva andare avanti. Ho portato anche qua il tizio della foglia e vado subito con lui, però. Ma ti faccio vedere io dove lo metto, però. Lo metto qua. Levo un attimo il passaggio libero dalle foglie. Ora! Me! Vabbè, vado qua sotto un attimo. Venite con me? Ok. Vai. Allora, dovrei essere capace di farcela senza problemi. Yay! Sperando che ci sia qualcosa di interessante. Un fiore. Fiore di rame che io me ne faccio. Dunque, devo andare di là. Sì, fai passare un attimo sto coso qua. Ce la fa? Ce l'ha fatta! Oh yeah! Ma fammi indovinare. Io so cosa fare, io so cosa fare. Vabbè. Facciamo così. Fai passare un attimo quest'altro. Vieni qui tu, dove vai? So come fare, so come fare, ho capito. Ok, un attimo, intanto libero la strada. Ok, vieni con me tu, Salam. Vai. Vabbè, però così non si può fare, ragazzi. Ci vuole tempo, ci vuole. Ah, oh, fatto? Ah, oh, meno male. Pensavo ci volesse più tempo. Ok, allora basta che vado là dentro, così viene anche direttamente qua l'amichetto nostro, senza che perdiamo tempo. Ok. Almeno si continua. Ok, qui che succede? Devo andare di qua. Oh mio Dio. Fammi capire. Non capisco. So di per certo che devo saltare sopra questi cosi. Questo era chiarissimo. Ma se io... Aspetta, fammi colpire quello. Ah. Aspetta, fammi calcolare bene. No, aspetta. Ah, ok, questo modo devo gonfiarlo io allora. Sì, vabbè, però prendiamoci bene la mira, no? Ok. E mo torniamo sopra. Allora, sono abbastanza interessanti questi, diciamo, indovinelli da risolvere. Però, insomma, il problema non sono gli indovinelli, il problema è tutto il resto, che è pesante. Cioè, il livellamento del personaggio è molto lungo, non è facile. È una sezione del gioco molto lunga. Aia, aia. Già qua la vedo brutta, la vedo. Intanto spazzo via questo. Ecco.
Dai, sto con la balestra. È forte la balestra, c'ha un buon livello d'attacco, però... Ok, questo pure. Vado con la magia potente così non devo perdere tempo. Che ci vuole? Lui ci vuole? Perché ci vuole lui? Da là esce la palla. Però... Sto cercando di capire come funziona. E non sta... Madonna! No, no, dov'vai, dov'vai? Lo combatto da qua, lo combatto. Maledetto. Igualligatore. Questo è nuovo. Andato. Eccolo là. Mamma mia. Ah, quindi ci posso andare qua sotto. Ah, pensavo di non poterci andare. Non lo so. Boh, la coccia mi diceva così. Mi diceva che non ci potevo. Vai. Non so, la testa mi diceva che non ci potevo andare. Quindi questa probabilmente mi ha fatto prendere un colpo per un attimo. È l'unica palla del caos che c'è. Quindi non penso ne cadranno altre. Infatti questa era l'unica. Bene. Ah ragazzi, qua le notifiche. Accidenti. Bene. Ma perché mi danno fastidio mentre gioco. Ok. Non posso disattivarle perché non posso. Per diversi motivi. Ok, siamo tornati al punto di partenza. Più o meno. Più o meno. Attenzione. Ah, ok. Mostri. Eccoli. Li stavo aspettando. Ah, questi sono i rampicanti. Bravi, bravi. Dai. Dai, bravi, grande, grande. Dai, che è andato. È andato anche quello. Oh, wow, 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 wow. Grimor nero. Ma un altro nome non lo potevano, da? Mamma mia, Salam. Mamma mia, Salam ha fatto il numero. Ha fatto il numero, Salam. Grandissimo. Mio Dio. Wow. Quindi? Ah, apre anche l'ultimo. Bene. Ok, ok. Allora, questo episodio probabilmente verrà un po' più corto degli altri, ma vabbè. Non fa nulla. No, io dovrei cascare in un punto specifico. Intanto salvo, faccio una capatina all'oasi per fare altre pozioni e poi torno. Ah, inoltre non vi ho detto che l'oasi è diventata più grande. Ho fatto entrare un altro membro ed è diventata più grande. Poi ne ho fatto entrare un altro e me ce ne vuole un altro ancora per farla diventare più grande. Praticamente più o meno, ogni due membri diventa più grande. Quindi ora... mi ci vuole un altro membro per far diventare la base ancora più grande. E quando diventerà ancora più grande si allargheranno, spero, le strade e potrò mettere un'altra bulbottega, o almeno due. Dato che la strada è libera possiamo andare. Allora, dipende... Volevo dire, dipende da quanto è grande l'aria se continuo o no questo episodio, perché davvero... sono molto stressato in questo momento e... Sto registrando da un bel po' di tempo. Il problema è che ho perso tempo a fare altre cose e non ho tempo ora per registrare, quindi l'episodio sarà un pochino più corto, ma mi farò perdonare con gli altri. Vediamo un po'. Secondo gli antichi testi, questa foresta perduta è stata creata artificialmente da Eleikona, una cosa che già mi ha detto Salam. Proprio come i bulbini creano le oasi, speravano di poterlo fare anche loro e avere così abbondanti scorte d'acqua. Tuttavia l'acqua fornita dalle piante non era sufficiente a soddisfare il fabbisogno dell'intera popolazione. Dopo aver compreso i limiti della foresta, Eleikona la chiuse per evitare che si verificasse una sovrappopolazione. La pietra dei sigilli è solo una delle ultime testimonianze di questa storia. Al fine la foresta è stata consumata dal caos e tutti Eleikona l'hanno abbandonata.
Non so se mi servirà ancora la balestra, però io me la porto fino alla fine. È forte come arma, non è male, non è male. Qui potrei venirci a lootare anche off-screen perché c'è un bel po' di roba da prendere. E ci sono molti strumenti che mi farebbero comodo. Ok, un nuovo punto di salvataggio disponibile. Allora, Cuge, per questo episodio ho deciso che lo termino qui. Ci sono altre due chiavi da recuperare. Le recupererò nel prossimo, farò un episodio un pochino più lungo. Però per il momento non posso registrare altro. Io come sempre vi ringrazio per aver seguito questo video che spero vi sia piaciuto. In descrizione trovate il link per Twitter e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi e noi ci vediamo in un prossimo video. Bye bye!